parte del fine liberi. Ci sono venuti a fare un diretto qua a trovarci. E qua tutta la gente che aspetta. Là, adesso tra mezz'ora che bisogna andare a mangiare. Un momento che rappresenta un delfino. Con le solite conchiglie. Tutto di conchiglie fatto. E hanno fatto anche un... E niente, adesso li ho già visti, ho fatto anche una foto. Ho contattato anche loro via internet. Però non andavano fino a Darwin come va questo. Ecco i delfini, adesso è tutto finito. Sono andato lì dove c'è scritto Denham Monk. Nearly dead. Nearly dead. Oh, I see it. Cyanobacteria. Cyano. Struttura. Structure? Struttura. E si chiama stromatolite. Ah, stromatolite. Questa struttura. Struttura, questa. The reason the stromatolites survive here is the same reason the shells survive in Shell Beach. Because the salt level is high in the water and animals that would normally eat the algae, the bacteria, can't live here, so they continue to. Tutte conchiglie, milioni e miliardi di conchiglie. È troppo difficile. Lo dico io, lo dico. L'uomo e il maschio, maschio delle mu vanno al pub. Al pub, che sarebbe avere una birra, un bar. Una birra, ecco, e sì. Incontrare le donne, le mu femmine e mu femmine. E poi ho già mangiato un mosca. Una mosca. E poi fanno l'amore. E poi fanno l'amore. A casa. A casa. E le femmine? Fa le uova. Dopo poi, quanto tempo? Due o tre giorni. Due o tre giorni. Fa le uova? Tre giorni dopo fa le uova? Sì. Ah. Perché la donna non va con... Col maschio, sì. Until they're ready. E finché siano pronti. Sì, sì, sì. Ah, due o tre giorni dopo... Uova. Dopo fa le uova. Poi la donna, sì. Dopo alcuni giorni, la donna dice io vado al pub. Al per pub comprare la birra. La birra e anche il fumare. Fumare. E ritorno subito. Non torna più. E allora il maschio si trova con le uova. Sì, sì, devo covare. Covare, guarda le uova e poi sì. I bambini per nove mesi. Sì, i bambini per nove mesi, i uova per 28 giorni. 28 giorni, sì. Poi nove mesi con i bambini. Sì. E poi dopo nove mesi ritorna al pub a trovare un altro emu e via ancora, comincia ancora. Ma allora la femmina è una birichina e invece il maschio è un cretino. Sì, sì, è uno stupido perché è fregato tutte le volte. Quanti gradi ci sono adesso, Pierri? 28,2. 28 gradi, 2, eh? Sì, sì. Ah, ok. Virgo. Just big one of that, big one of that. We have enough, we have enough. Yeah. Yeah. Thank you, just big one of that. We've got to fit 13 of them up on the roof, and if I get them big,
You see, we've got little space as it is, so they have to be small. So to roll it up, you start off, grab it with your hand and you squeeze, make a fist and pull. Make a fist and pull, make a fist and pull, make a fist and pull. Then, screw up that side, put your knee on it. Screw up that side, put your knee on it. And roll and squeeze and roll. Squeeze with your hands as you roll it. Roll it slowly. Squeezing all the air out as you go along. Muta. I'll show you later. Ecco, adesso stanno facendo la seconda immersione. Io non la faccio perché c'ho freddo. No, visto che c'è la bassa marea, le onde si infrangono nella barriera. Siamo arrivati col battello, adesso carichiamo le gomme. Cobia. Looks like a shark. Yes, exactly. When it's coming up, like, it looks like a shark when it's trying to make the bait, eh? It's a tuna. Tuna. Tuna are everywhere in the world. And it's from the morning, no? Yeah, it's been out for a couple of hours, eh? This was a fish.
Ok. Più basso ora. Sì. Prima era 42. Sì, 42. C'è il sunset, ci siamo fermati per vedere il sole scendere. Topografiche. Il bagno. Quanti gradi ci sono? Quanti gradi ci sono, Thierry? Quanti gradi? No, ma in the air. I'm in the shade, it's hard to tell. It's only 19 in acqua. 28 here in the shade. E 28 lì nell'ombra. I'm just taking out the bullshit. Adesso vado dentro anch'io. Hang that one. And that one's done. 22. Okay. Faccio il salto qui. Oh, faccio un salto nell'acqua qui nel fiume. Ciao ciao. La pentola. Lavoro pericoloso. Ah, ok. Tagliare le cipolle, onion. They named all this bush Spinifex. If you put your hands on it, it stabs you very easily. Many animals live inside the Spinifex. Okay? But protection because it's so spiny, and also it can be up to 15 degrees cooler in here. Even when it's 50 degrees out here, it can be as high as 35 inside. During the day when it's 40 here, it's 25 degrees. You get many reptiles living there. In Sharks Bay region you have a mouse, or Sharks Bay mouse. There's also a parrot, a night parrot, lives in this Spinifex. And they think the night parrot is now extinct. The last evidence of a night parrot was found in 1963. It was a dead bird on the side of the road. They haven't seen a dead or alive one since then. In fact, before they found the one in 1963, they'd already put it as extinct. Yeah, but then they found this dead bird on the side of the road. So there's a possibility that there are still a small colonies of them around. But because they live in the... What is the temperature now? Quanti gradi? 42.8. 42. 42.8. 42 gradi. Moin, moin. Hello, I'm Daniel from Italy.
Hello, my name is Daniel. What's your name? My name is Bambi. It's kangaroo. Bambi. Sono come sei magro. You think? You have to eat a little bit more, eh? Hey, kangaroo number two. Oh, sorry, sorry. Pretty kangaroo. Hello. Kangaroo. Well, very good. Water is very clean too. There are fishes also. Really? Yeah, look over there. Little fish. It used to be quite a big property here. Quite a big organization. Yeah. Today, the same size farm is run by maybe five or six people. But back in 1910, when this place sort of started, they would probably have 30 or 40 people living and working here because they didn't have cars and tractors and trucks and things, so everything had to be done by man. So to feed these people, they had a big garden in this area, and they had a Chinese guy used to run. I can't swim. I'm an angel of the water. Adesso andiamo al fiume lì, che è lì, e ci facciamo un tuffo, come stamattina.